Ci siamo appassionati circa un anno e mezzo fa a queste sonorità irlandesi e le abbiamo ritoccate, se vogliamo, anche in chiave un po' etnica, quindi le abbiamo contaminate in quanto il quartetto viene da esperienze varie, dal jazz all'etnica alla musica classica. E ci siamo rincontrati in quanto abbiamo suonato tante volte anche in altri progetti altrettanto importanti per formare questo gruppo e lavorare a questo progetto che poi è il CD che sta vedendo l'uscita in questi giorni. Ci abbiamo lavorato circa 7 mesi, 6-7 mesi sugli arrangiamenti. Il CD è online praticamente dalla prossima settimana, è possibile acquistarlo su tutte le piattaforme in quanto è distribuito e coprodotto dalla Azzurra Music. Abbiamo avuto l'opportunità di avere l'Ex Aurum come location per questo concerto. Sarà una bella serata dove sarà presente anche un'orchestra di giovani, l'OIGA di Ortona, Orchestra dei Giovani Accademici diretti dal maestro Paolo Angelucci. Questa orchestra ha anche partecipato alle registrazioni suonando in varie tracce del disco. Noi siamo molto presi e entusiasti di questo lavoro. Siamo appena stati al Triskel Festival di Trieste, che è una manifestazione fra le più antiche d'Italia di questo movimento celtico, diciamo irlandese. Si fa da 17 anni, abbiamo avuto un ottimo riscontro di pubblico, insomma, e di critica da parte degli organizzatori. Speriamo di poter continuare in questo modo.